Cerca tanto l'osservatorio quando il tesoro è già in mano tua. Torres non sa che ce l'ho. E allora perché glielo porti? Rischi la cattura. Perché deve sapere che è in mano mia, prima di morire. Edward, una flotta blocca l'accesso al nostro covo. Sì, l'armata. Ecco Torres con i suoi. E dimmi, che cosa vorresti fare a riguardo? Riuscirò ad aggirarli. Running down a cube with a load of sugar. Make a run, new line to squeeze. Running down the Cuba. Baby boys, Cuba. Nave di... Chiudete gabbie e controvelaci! Mettete al vento ogni lenzuolo che c'è! Datemi velocità! Chiudete tutte le vele! Arrendere e
Volete firmare, ragazzi? Legate le vele al vento! Ammainate! Sciogliete e tesate le vele! Fuoco! Pronti a ruggire! Fuoco! Non possiamo reggere il loro fuoco! 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 Il capitano è più bravo! Quasi pronti! Forza! Fuoco! Terza rolata in gabbie e veloci! Vele tutte aperte! Rimettiamolo a posto! Trascinateli all'inferno! Thank you.
abbastanza. Piegate e cazzate! Andiamo via da letto! Forza! Fuori contro Melacci! Terza rola... Chi è questo Torres? E che cosa ha fatto per meritare una condanna a morte? È un templare. Rogers e Orlin. Gente che pianifica di usare l'osservatorio con scopi sbagliati. Il potere e il controllo. Le violenze che commetterebbe sarebbero sottili ma gravi. Letali, eppure quasi invisibili. Capisci che intendo? Come quando c'è la siccità, la gente ha sete e un uomo ha un grosso barile d'acqua ma non fa bere nessuno. Sarebbe un assassino ma con le mani pulite. Già, proprio così. Mi basta. Capitano in acqua! Sì, è un po' freschino, non trovo. Credevo che avremmo visto dei soldati. Se ne saranno andati. No, sono qui, dentro la giungla. Soldati, laggiù. Cosa facciamo? Guarda qui! Cadaveri per miglia! Hanno dato seguito alla loro minaccia.
questo buffone. Così strana. Che cos'è? Dopo, Anna. Ti spiegherò tutto una volta finita. Che Dio mi fulmini. È questo il posto che cerchiamo? Già. Allora resta qui. Non lasciarli passare. Pronta a combattere ancora, sì. ¡Por Dios!
potevamo tenere il potere per noi e ridurre quei miserabili imperi in ginocchio. C'è un enorme potenziale in voi, eppure non l'avete ancora compreso. Potevo mostrarvi tutto. Misteri ben al di là di quanto immaginate. Capitano Kenway, la mia spena nel fianco. Uccidermi v'è soddisfatto. Faccio solo il mio dovere, Torres. Voi avreste fatto lo stesso. E l'abbiamo fatto, credo. Non avete più famiglia, né amici, né futuro. Ci avete perso molto più di noi. Può essere. Ma se vi uccido, pongo rimedio a un male molto maggiore. Ci credete sul serio? Voi vorreste rinchiudere l'intera umanità in un'elegante e decorosa prigione, sana e salva, ma privata della ragione e prosciugata dello spirito. Quindi sì, con tutto ciò che ho visto e imparato in questi anni, ci credo e come. Sembrate davvero molto convinto. Buon per voi. Torres ha risvegliato qualcosa qui. Siamo al sicuro? Ora che l'abbiamo riportato, credo di sì. Come si chiama questo posto? La follia del capitano Kenway! Etza Wulte Sutukila. Ka Wenen. Sigilliamo questo posto e gettiamo la chiave. Fino al prossimo saggio, questa porta resterà chiusa. C'erano delle fiale l'ultima volta. Con il sangue di antichi uomini, secondo Roberts, ma ora sono sparite. È nostro dovere recuperarle, prima che i Templari se ne accorgano. Potresti unirti a noi? Lo farò, ma solamente dopo aver sistemato tutto a casa. È arrivata la settimana scorsa. Sveglia, sveglia. Non credo che ci abbiano mai presentato. Non in questa era, almeno. Vorrei poterti spiegare tutto quanto, ma non abbiamo molto tempo. Te lo dico in due parole. Hai visto la mia cara Giunone? E per un breve attimo ho sperato che potesse incarnarsi nel tuo corpicino. Ma non ha funzionato. E ora è di nuovo laggiù. Alla deriva. Oh, era splendida a quel tempo. Una razza di superbe, magnifiche creature. Sono stati loro a crearvi. Non lo sapevi? Voi eravate i loro esperimenti. Soltanto quello. E quello dovevate restare. Manca poco, spero. Il mondo è quasi pronto per il suo ritorno. Fermo. In attesa della seconda venuta. Oh oh. Eccoli là. Quei templari. O magari gli assassini stavolta. Idioti, tutti quanti. Ti invidio. Voleva che fossi qui ad accoglierla. È stato un suo esperimento a farmi rinascere in uno di questi corpi. Tutti giù! Sdraiati a terra! Ora! Ho una pistola! Guidami nell'ombra, amore! Sono il tuo strumento! Getta la pistola! Gettala! Buttala a terra! Libero! Libero!
Sentigli il polso. Perde molto sangue. Controlla. Ti senti bene? Riesci a sentirmi? Ehi, parlami. Va tutto bene? Eccoti qui, grazie a Dio. Ti senti meglio, almeno sembra. Puoi alzarti? Bene, prova a camminare. Ti ha visto un medico. Non hai motivo di preoccuparti. Il liquido in quella siringa non era in dosi letali. Mi dispiace tantissimo per tutto quanto. Tutti gli indizi puntavano a te, invece è stato John. Dio, le cose che c'erano sul suo computer. Se hai bisogno, chiedi pure. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. A proposito, il trailer è finito. Ti va di vederlo? Ti sono molto grata. Ci siamo. L'ho caricato nel tuo database. Puoi guardarlo qui o dentro all'Animus. Ti piacerà. Secondo me riassume l'essenza di quell'epoca. Beh, stammi bene. E sai, grazie. In un mondo saccheggiato dai pirati, questi uomini scopriranno che nulla è sacro e tutti quanti bramano rum, oro e donne. Hola, signore! Quest'estate preparati a salpare con Abstergo Entertainment per l'avventura di una vita. Affilate le sciabole, lucidate gli uncini e salpate con Diavoli dei Caraibi. Esperienza virtuale non classificata. Ok, e adesso? Parla, idiota, non vedi la luce? Non era batteria. Signori, che cosa ve ne pare? Per noi andrà benissimo, ma il nostro obiettivo è ampliare le nostre operazioni, vivere insieme alla gente che proteggiamo, come Altair ibn Lahad ci ha consigliato. Beh, fino ad allora è a vostra disposizione. Edward, il capitano Woods Rogers se l'è cavata. Ha fatto ritorno in Inghilterra, disonorato e senza soldi, ma resta un pericolo. Finirò quel lavoro al mio ritorno, ve lo prometto. Ciao, Anne. Edward? Salperò per Londra fra qualche mese. Sarei più felice se venissi con me. L'Inghilterra non è il posto migliore per un irlandese. Pensi di unirti agli assassini? No, non c'è quella vocazione nel mio cuore. E tu? Un giorno, sì. Quando avrò mente salda e sangue freddo. Ehi là! Entriamo nel covo! Sei un bravo uomo, Edward. E se imparerai a stare in un posto per più di un mese, allora sarai anche un buon padre. I spent it in good cause.
And all the harm that e'er I've done. Alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't. So let me parting glass, good night and joy be with you. Sorry for my going away, and all the sweethearts there I've loved, they wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise, gently, softly call, good night and joy be with you all. Good night and joy be with you all. Come mai sapete guidare una barca? La Jack 2 è una nave, Jenny, non una barca. Ma come avete imparato? Io... ho imparato lasciando Bristol. E lasciando la mamma? Sai, non ho lasciato la... Non sono partito senza salutare, ecco. Eravamo d'accordo, capisci? Intendo io e tua mamma. Lei non diceva così. Diceva che volevate soltanto navigare per fare soldi nel nuovo mondo. Ho sempre voluto navigare. Questo è vero. Ma non per me. Per tutti noi. Per mantenere lei e te. Non me. Voi non sapevate nulla di me. Scrivevate alla mamma una volta l'anno, ma lei non sapeva mai dove trovarvi. Questo è vero e mi dispiace molto. Se l'avessi saputo... Non so... Forse sarei ritornato. O almeno non credo. Beh, non potevate, il lavoro. Vero, ma... Magari l'avrei fatto. Posso guidare la barca? Barca? Non vedo barche qui. Ma tu? Ah, la nave, ovviamente. Non capisco la differenza, però. Ah, ma è molto semplice, Jenny. Una nave può trasportare una barca, mentre una barca non può trasportare una nave. Beh, allora tutto è una nave. Se è così, per la mia barchetta, quella che porto nella vasca con me. È un buon modo di vederla. Riesci a parlare di Caroline, Jenny? Della tua mamma? No, è morta già da un po'. Mi manca, non fa niente. Lei ha sofferto? Non lo so, non credo. Era sempre felice con me per un bel po'. Poi, non tanto. Ma non la vedevo più spesso. Poi, è andata via. Io... Mi spiace. Dovevo starti. Non fa niente. Ora sei qui. E questa è un'avventura. Ma senza rischi, spero. Non posso affrontare molte altre sorprese. Vedremo anche una balena. Sì, è molto probabile.
E ci sono i pirati. Vedremo i pirati. No. Non penso proprio che accadrà, sai. Oh, che peccato. Volevo tanto vederne uno vero. Sai una cosa, Jenny? Appena cala un po' il vento, ti lascio guidare la Jackdaw. Terrai tu il timone prima del tramonto. Sì! Miss Jennifer Kenway, vorrei presentarmi. Jennifer Scott, ve ne prego. Mi spiace, io... Mia figlia è stata cresciuta da sua madre, Caroline, finché non è mancata qualche anno fa. Jenny preferisce usare il suo cognome. Ah, perdonate l'ignoranza. Io sì, lei non so. Padre, aiutami! Questo giovanotto, invece, è un Kenway. Che succede, Ethan? Non riesco a vedere il palco. Oplala. Adesso? Bene, ma non peso troppo. Ehi, non sono così vecchio. Alla peggio, possiamo sempre uscire di qui e raggiungere tua madre per una cioccolata da White. Ti piace l'idea? Sì, vi prego. Bene, silenzio ora.